Benvenuti a Klaus Condicio, abbiamo al telefono un ospite di grande prestigio, il professor Mauro Masi, già direttore generale della RAI. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Oggi ha accolto un nuovo, oggi insomma nei mesi scorsi ha un nuovo incarico in un nuovo... Sono amministratore delegato della Consap, oltre a fare varie altre cose. siccome lei, la Consap, non tutti, tantissimi giovani utenti di YouTube la conoscono, in parole povere, cosa si può dire che faccia? Allora, la Consap fa tante cose, gestisce servizi per la pubblica amministrazione di natura anche immobiliare, ma soprattutto gestisce dei fondi, fondi per servizi a favore della pubblica opinione, per esempio il fondo per gli incidenti stradali, il fondo per le prime case ai giovani, i crediti agevolati ai giovani, insomma tutta una serie di fondi molto importanti, il fondo a sostegno delle vittime dell'usura e della mafia. È una di quelle strutture, è un fiore all'occhiello della pubblica amministrazione, tra virgolette un gioiellino, di quelli meno, ovviamente, meno noti. Meno noti ad esempio è la RAI, nella struttura molto meno glamour ma di grande efficienza. Senta, chi dice di nuovo il potere di Masi si conferma dal fatto che ruoli di responsabilità agli altri, alcuni sono finiti insomma fuori dal giro, invece lei ha avuto questo ruolo di minore forse visibilità ma sicuramente di grande peso. Lei come replica questa cosa che dicono, in fondo Masi sempre? Questo lo lascio dire agli altri. Io per tutta la vita ho fatto funzionario pubblico, vengo dalla Banca d'Italia, sono stato per un po' tempo a Palazzo Chigi, poi le dico, io sono tuttora un dirigente di Palazzo Chigi distaccato per questa, sono un dirigente generale nei ruoli della Presidenza del Consiglio, che sono distaccato per questo incarico. Lei dice, io ho sempre lavorato, mi sono sempre fatto un mazzo e quindi insomma tradotta in maniera in un linguaggio diretto è esattamente quello che penso. Bene, dottor Masi, lei è stato, torto a ragione, anche un po' il parafulmine, poi si sa che la RAI com'è, un'azienda, un'azienda che attira l'avidità, l'interesse, la morbosità di tutti noi, perché in Italia è così, quasi come il calcio, per quanto attiene sicuramente il mondo giornalistico, la politica, eccetera. E, alla fine però la sua... me ne sono accorto a mie spese. Com'è? Me ne sono accorto a mie spese dell'esposizione mediatica. La sua RAI sembrava chissà cosa, la sua RAI come risultati, cioè è stata una RAI comunque di successo. Comunque i fatti poi, come dice lei, si finisce in un vortice mediatico, ci stanno i partigiani a provare pro e contro, no? Perché soprattutto nei confronti purtroppo soltanto di alcuni aspetti limitati del palinsesto, che poi sono un pezzo della comunicazione, nemmeno tutta, in realtà poi sono i talk show, perché ci sono due o tre grandi che nel tempo, devo dire, hanno acquisito un ruolo particolare, su questo si spaccano, ovviamente Santoro, Vespa, piuttosto che Flores, e su questo si spacca l'Italia dei Guelfi e dei Ghibellini, no? Che noi siamo una tradizione antica, se basta rileggere Dante per vedere che sono gli italiani, non sono mai cambiati, gli italiani diventano subito partigiani di uno o dell'altro, ma su cui poi non si ha una visione complessiva delle cose. In realtà bisogna stare ai dati. I dati sono quelli, intanto una televisione contano gli ascolti, è vero che nel servizio pubblico non contano solamente gli ascolti, sono il primo a dirlo, però intanto contano gli ascolti, perché Rai non ha le risorse soltanto che vengono dal canone, ma anche la pubblicità deve stare sul mercato. Rai, a differenza di altre televisioni pubbliche in Europa e nel resto del mondo, è un doppio genus, è televisione di servizio pubblico, ma è anche per certi aspetti soprattutto una struttura che sta sul mercato, quindi gli ascolti contano. E devo dire che qui i dati ci sono e sono sotto gli occhi di tutti, e mi fa piacere che in questi giorni siano stati ricordati anche da sinistra, che è un mondo che mi ha, dico io, ingiustamente criticato. I dati sono quelli, nei periodi cosiddetti di garanzia, il periodo di garanzia, lo dico per i nostri, per i tuoi, per i miei, per i nostri ascoltatori, è quel periodo, è i periodi di maggiore di punta dei palinsesti annuali, con gli investitori pubblici. Non solo la RAI, anche tutti i broadcast, tutti i grandi, anche Sky. Ma la RAI è sempre andata... Noi abbiamo vinto, io ho vinto tutti i periodi
di garanzia della mia gestione, che è stata lunga, 25 mesi, direttori generali negli ultimi tempi non c'è stato nessuno, bisogna risalire 12-13 anni fa per trovare un direttore generale che è stato 25 mesi in Rai, perché il compito è molto difficile, come tu stessa hai detto. Abbiamo vinto tutti i periodi di garanzia e con distacchi record. Ti ripeto, gli ascolti non contano soltanto, perché il servizio pubblico deve fare anche qualità. Ecco, sulla qualità sono il primo a dire che si poteva fare di più. Si poteva fare di più. Il rimpianto sulla qualità qual è? Cioè cambiare il varietà, cambiare la fiction? Ma sai, perché allora, effettivamente quando si guarda l'azienda per la quale collaboro, alla quale collaboro anch'io peraltro, in certi momenti insomma un po' di rinnovamento ci vorrebbe, no? Assolutamente, io penso che bisogna essere più coraggiosi, bisogna portare qualcosa. Abbiamo fatto alcuni esperimenti coraggiosi, come quello di portare, non so, il Rigoletto in prima serata su Rai 1, sfidando gli ascolti. Io dico che anche il vituperato programma di Vittorio Sgarbi in prima serata su Rai 1 non era affatto così male. Io faccio un esempio che tu hai un... ti do del tuo, Klaus, perché io che per il tuo pubblico, che è un pubblico di giovani, conoscono bene, tutti sanno chi è Bob Dylan. Bob Dylan si chiama così perché lui si chiama Robert Zimmerman, ha preso questo nome da Dylan Thomas, uno dei maggiori poeti in lingua inglese del secolo scorso, un gallese, ha scritto un modo di poetare assolutamente fantastico, ed è morto alcolizzato giovanissimo. Ecco, le poesie di Dylan Thomas sono state portate in prima serata sulla televisione italiana da Vittorio Sgarbi in quel programma, che ha declamato due poesie di Dylan Thomas. Quindi è stato un esperimento coraggioso, un flop grandioso anche nei suoi errori, anche quello è ancora solo coraggioso. Dovevamo essere più coraggiosi, andare un pochino più controcorrente, però è difficile farlo quando comunque tu devi gestire la raccolta pubblicitaria e andare contro gli ascolti. Certo, adesso per quel fuoco di fila che non le dava tregua. Senta, oggi qualcuno dice, neanche tanto tra le righe, insomma alla fine Masi mandava in onda tutto, nel senso che alla fine, con tutti i suoi difetti, alla fine gli equilibri erano salvaguardati. Certo, venivano puntellati, c'erano le polemiche. No, guarda, io... Però alla fine qualcuno sostiene malignamente e il braccio armato è stato più successivo a Mauro Masi. Lei quando dice queste cose cosa può? No, io ovviamente do un giudizio per me stesso, non do un giudizio per gli altri, non l'ho mai fatto nella vita, non lo farò in questo momento. Parlo per me. Io il mio concetto di servizio pubblico, questo è un altro mio flop, devo dire, non sono riuscito a farlo capire. Io sono l'idea che tutti debbano andare in onda, le trasmissioni, una volta che vengono valutate dalla struttura RAI, cioè dalla direzione generale, dalla direzione di rete in primis, la direzione generale e consiglio d'amministrazione, debbano andare in onda. Il concetto è che tutti però devono essere, il pluralismo non deve essere limitato, non preso, secondo me, lo dico anche contraddicendo me stesso, non si può fare solo per addizione, se ci sono un X trasmissione centro-sinistra ne faccio altrettante di centro-destra, perché questo è soltanto, crea confusione e crea ancora di più Guelfi e Ghibellini nel nostro paese. Tutte le trasmissioni devono rispettare anche al loro interno dei canoni di pluralismo. Il servizio pubblico è pluralista, o c'è contraddittorio o non è servizio pubblico. Poi naturalmente ci può essere il conduttore che declina una trasmissione più in un certo modo o più in un altro, ma questo fa parte della vita, fa parte del nostro paese, non è. Ma io per esempio la vera discussione che ebbi con Santoro, perché lui voleva avere soltanto un certo tipo di opinionisti, uno in particolare che si esponeva soltanto in un certo modo, ho detto vabbè, tu fai la tua trasmissione, però l'opinionista ne fai uno in un modo e uno che dice il controcante in un altro modo, e su questo è nata la grande discussione, e poi è venuto fuori poi tutta quella storia che credo appassionato all'inizio e poi credo annoiato gli italiani, perché annoiava me, figuriamoci il resto degli italiani. Certo, poi alla fine lei non è voluta la cosa, però alla fine tutto questo dibattito si è risolto sicuramente in un traino e alla fine in audience e alla fine sì, ne è venuto un bene per l'azienda, esatto, questo non c'è. Per la Rai, perché comunque è stato un anno comunque buono, ancora buono per sicuramente molto buono, per molto buono per tutta la Rai. Senta, questa è un'azienda molto ipocrita, soprattutto ciò che ci ruota attorno, che si ruota attorno alla Rai, è un mondo molto ipocrita. La Rai è tra virgolette molto condizionata dalla politica, indipendentemente secondo me da voi manager che siete indicati dalla politica, ma lo è stato lei, come lo è stato anche
altri direttori generali. Sì, Klaus, ma è la legge proprio che lo prevede. La legge prevede l'elezione del consiglio d'amministrazione. Che sia, perché sembra quasi che, che chi arriva poi fa, in realtà fa solo riferimento a una, in realtà sì, parla con tutti. Viene dal mondo della luna, assolutamente. Sì, però sì. C'è una forte ipocrisia, e sembra quasi che la raccomandazione, glielo dice uno che non ha mai votato in vita sua Berlusconi, sembra quasi che la raccomandazione di centrodestra sia più grave della raccomandazione di centrosinistra. Ah, sì, questa è una totale ipocrisia. Ha dato dei segnali con una famosa dichiarazione su Ruffini dicendo, ha dato dei segnali in questa direzione, non crediamo che le cose negative siano solo una, ci sono anche delle mafie ma guarda, io su mafie non è un termine che secondo me l'annunziata al di là del termine dice ci sono anche delle camarille, mettiamola così, anche nella sinistra. Guarda, io lo dico e te lo dico senza infingimenti, non le chiamerei neanche raccomandazioni, ma segnalazioni ne ho avute durante il mio periodo di direttore generale, assolutamente tutte gli orientamenti politici, destra, sinistra, centro, e tutte allo stesso modo, nel senso che tutti si facevano sentire allo stesso modo, e l'ipocrisia te la aggiungo ancora di più, un'ipocrisia ancora più forte, perché c'è proprio poi uno slang tipico, ma sa direttore XYZ, ma poi mi raccomando questa cosa resta tra noi, lei è un funzionario pubblico, queste cose restano tra noi. Io le rispetto, l'ho sempre rispettato, però insomma veramente è dire una enorme ipocrisia per dire che le segnalazioni vengono da un mondo preciso, da soltanto una componente, che sia sinistra o che sia destra, in realtà nei confronti dell'azienda Rai, perché l'azienda Rai fa comunicazione e spettacolo, ripeto, le segnalazioni mi sono arrivate da qualunque parte. Non è un reato segnalare. Io faccio un esempio così. Ma io non lo trovo assolutamente un reato. Non è un reato segnalare. Cioè il fatto che la chiamassero Bersani, Di Pietro, Fassino, in Rai lo sanno tutti, cioè non è un reato. No, ma infatti, ma loro come altri, non è adesso non voglio dire con le singole persone, sinceramente non l'ho mai fatto nella vita, non lo farò oggi. Faccio riferimento. Sicuramente lei questo fatto che chiamassero loro come altri, loro come anche altri non lo può smentire. Non loro personalmente, adesso non direi, ne parlo non delle singole persone, ne parlo in termini generali. No. Interlocutori di fiducia probabilmente. Le persone che si occupano, tutte le grandi componenti politiche hanno persone che si occupano di comunicazione e di televisione. Tra le persone di comunicazione e di televisione, dei vari partiti, li ho sentite tutti. Responsabile editoriale, chiariamoci, che fa quello di mestiere. Che si occupa di televisione, certo. Uno l'ho intervistato io recentemente, cioè hanno un responsabile editoriale il quale per i partiti si occupa di editoria e ha i rapporti con lei, con Garibaldi. Esattamente. Con Garibaldi non lo so, con me ce l'ha. Come ce l'hanno sicuramente, da direttore generale ce l'avevo sicuramente. Ecco, questi chiamavano e segnalavano, a volte lei ovviamente teneva. Beh, ma sai, non è soltanto per chiamare e segnalare, ma anche per dire per esempio che i telegiornali, o anche per lamentarsi, raramente per complimentarsi, anzi quasi mai per complimentarsi, in genere per lamentarsi, perché c'è sempre qualcosa in più che deve essere fatto. Molto spesso questi signori parlavano della loro esperienza. Mi risulta che comunque chiamavano queste persone che si occupavano per interposta persona e chiaramente anche per segnalare, perché comunque voglio dire non c'è nulla di male. Lei però, l'ipocrisia, veniamo al punto, è che c'erano questo tipo di rapporti assolutamente legittimi e figli anche di una legge che prevede questo, dall'altra poi il giorno dopo le sparavano contro, no? Sì, questo è il tema principale. Adesso lasciando stare le singole persone che mi creda, non è giusto né corretto parlare di singoli esponenti politici che hanno telefonato, per questo poi alcuni sì, alcuni no, non tutti hanno telefonato, quelli che ha citato lei per esempio alcuni li ho sentiti e altri no, ma direttamente, però i responsabili, diciamo chi si occupa di televisione, delle grandi componenti politiche, è giusto e normale che telefoni al direttore generale del servizio pubblico, non è un'ipocrisia dire che questo non possa e non debba accadere, anzi sarebbe strano che non accada, è nella fisiologia. Quello che è veramente inaccettabile sono le due cose che ho detto: uno, che il 99% di questi discorsi si chiudevano con l'idea ma questa cosa naturalmente è come per dire resti tra noi; la seconda cosa è che poi soprattutto una componente, e questo devo dire essenzialmente la sinistra, ma anche nell'ultimo periodo anche la destra, e poi mi chiedevano delle
esempio, un certo tipo di approfondimenti giornalistici, un certo tipo di maggiore o minore esposizione su telegiornali, che poi non dipende direttamente dal direttore generale, devi parlare con i direttori del Stato e con i direttori delle giornali che hanno la loro giusta autonomia, e poi mi attaccavano pure sui giornali. Questo l'ho trovato veramente insopportabile, è uno dei motivi, se non uno dei motivi, e non il minore, che mi ha poi convinto ad uscire dall'azienda Rai quando ho avuto l'occasione di farlo. E io lo trovo terribile, anche io lo trovo terribile veramente, eticamente, no? Lo trovo terribile, ed è una delle cose, insieme all'eccesso di esposizione mediatica, è una delle cose che mi ha veramente stupito. Insomma, io venivo anche, come abbiamo detto all'inizio, dal ruolo di potere, io ero il segretario generale della presidenza del Consiglio quando sono venuto alla Rai, non ero proprio un passante, cioè il primo dei funzionari pubblici d'Italia, e sinceramente sono stato abituato da tempo, ho lavorato 18 anni in Banca d'Italia, sono stato commissario straordinario della SIAE, sono abituato ad interfacciarmi col mondo del potere, ad interfacciarmi con il mondo istituzionale e politico. Quello che è l'elemento in più che mi ha veramente, tra virgolette, stranito in Rai è stato l'eccesso di esposizione mediatica e questa double standard, come direbbero gli anglosassoni, nei rapporti col mondo politico. È inaccettabile, l'ho trovato tutto veramente inaccettabile. Uno dei suoi predecessori, che Agostino Sacca, le riceveva, come tutti voi riceveva in quelle posizioni, segnalazioni. Sono finite però sui giornali solo quelle di Berlusconi, ma ce n'erano anche altre segnalazioni. Come mai, secondo me? Cioè solo le telefonate di segnalazioni di Berlusconi. Ma questo è un discorso più ampio, che rientra nell'ambito dei comportamenti generali. No. Ho capito perfettamente, Klaus, però questo è un discorso più ampio, perché probabilmente faceva parte di procedimenti di cui si occupava la magistratura di un certo tipo. Questo fa parte della storia, anche del costume italiano dell'ultimo decennio, di tutto il periodo berlusconiano, dei rapporti, diciamo, tra questo mondo e la magistratura, e diventa un discorso veramente più ampio. Senta, questi responsabili dell'editoria dei vari partiti non agiscono individualmente, agiscono consultandosi con i propri leader di riferimento nei partiti. Ce n'è uno in particolare che nel corso di tutta la sua gestione si è fatto un vanto, dice: noi nel CDA non abbiamo mai neanche una persona nel CDA Rai, noi con la Rai non vogliamo c'entrare nulla, mi riferisco all'Italia dei Valori. Domanda, senza parlare di persone, così la tolgo dall'imbarazzo. Io quello con l'Italia dei Valori direttamente lo dico apertamente, con il responsabile di televisione non so nemmeno chi sia e non l'ho mai sentito. Ho sentito alcuni esponenti singoli, qualche senatore in particolare. Esatto, quindi un contatto comunque c'era, mediato da senatori, ma c'era. Non so se fosse un contatto di natura personale o di partito, ho sentito qualche esponente politico specifico, sì. Non ho sentito il responsabile televisivo, che non so neppure chi sia, sinceramente. Probabilmente forse non so neanche. Non saprei chi fosse, non saprei neanche io. Però un rapporto, una dialettica c'era. Sì, con alcuni esponenti sicuramente, non so se lo facessero a titolo personale o a titolo di partito, però sicuramente. Nessuno agisce, abbia pazienza, questo lo dico io, non lo dice lei, nessuno agisce quando in quelle posizioni, non esistono le interviste in quelle cariche lì a titolo personale, parlo di quelle... Però insomma un senatore può anche parlare per sé, dai, non si può fare un processo di intenzione, però ho sentito, guardi, al di là della cosa, lo dico, ho sentito tutti gli esponenti di tutti i componenti politici. Tra l'altro non abbiamo fatto, no, ma glielo dicevo perché a più riprese l'Italia dei Valori dice: noi con la Rai non c'entriamo nulla. Allora, può anche essere vero, però sicuramente io analizzo dal punto di vista della comunicazione, sicuramente hanno una trasmissione come Anno Zero, le ripetute ospitate di De Magistris, di Ciancimino, di Antonio, di Pietro, che sono assolutamente legittime, nessuno per carità le vuole, però questo di Grillo, cioè l'effetto traino poi c'è poco da fare. Poi io non dico che questo siano frutto delle telefonate, ci mancherebbe. No, guardi, io questo non lo so, le devo dire, parlo per me, io dico che Italia dei Valori, come tutti, facciamo un discorso tipo diverso, io non ho sentito direttamente nessun responsabile di televisione di Italia dei Valori, perché non so nemmeno se ce l'abbia, non l'ho mai sentito. Ho sentito alcuni esponenti singoli e li ho sentiti, qualcuno anche lo conoscevo da tempo, un senatore che conosco da molto tempo prima, li abbiamo sentiti perché giustamente loro esponevano
alcune valutazioni su alcune trasmissioni RAI, e questo è del tutto normale. Poi devo dire peraltro che c'è tutto un mondo, quel mondo lì, che adesso al di là di avermi chiamato o non chiamato, che ha una rappresentanza RAI importante. Io adesso non scopriamo mica l'acqua calda, il fenomeno Vendola è un fenomeno che si sono inventati Floris e Santoro in termini mediatici, ed anche altre trasmissioni, insomma. Vendola adesso è diventato, credo per suo merito, un leader nazionale, ma insomma è stato senza la spinta di alcune trasmissioni del servizio pubblico, credo che non conosceva nessuno, lo conoscevano in pochi in Puglia, voglio dire. No, assolutamente, questo voglio dire, fa parte anche del ruolo. La stessa Polverino è un altro esempio, no? La stessa Polverino è un altro esempio, questo fa parte del ruolo del servizio pubblico, io non lo vedo da questo punto di vista un aspetto negativo. Io quello che vedo negativo, lo dico ancora una volta, è l'ipocrisia di chi comunque darai, ne trae quello che è giusto trarre dal servizio pubblico e poi pubblicamente gli spara contro. Questo è inaccettabile. Tutto il resto non solo è accettabile. La doppia, è il doppio standard, la doppia morale, questo è del tutto inaccettabile. Il resto, insomma, fa parte delle regole del gioco, addirittura stabilite per legge, perché la Gasparri, che è la legge di fondo con cui si legge l'organo di vertice della RAI, che è il consiglio di amministrazione, prevede che sia eletta dalle componenti partitiche della commissione parlamentare di vigilanza. Ho fatto io un'intervista a Matteo Orfini poche settimane fa, in cui ci sono attacchi, in cui lui si lamentava in questa, palesemente nell'intervista, in modo chiaro, contro il GR, contro Minzolini, contro contro addirittura con forti critiche a Ruffini, quindi voglio dire, non è che, ecco, su però il rapporto del PD, del mondo PD con la RAI, perché è un rapporto, da una parte sembra quasi che con la sua gestione non toccasse palle, in realtà sappiamo tutti che il PD in RAI ha una forte voce in capitolo, ha molti interlocutori, molti giornalisti. Ma guarda, io ancora vorrei rinquadrarlo in un discorso, non perché voglio fare l'anima candida e pura, ma perché per la mia formazione istituzionale e pubblica tendo sempre a vedere i discorsi nel suo contesto. È normale che il PD, che rappresenta una componente politica così importante nel paese, abbia un ruolo nel servizio pubblico, lo ha nel consiglio d'amministrazione, esprime la componente politica, ripeto, secondo legge addirittura, quindi fissata per termini di norma, esprime direttamente attraverso la commissione parlamentare di vigilanza dei componenti del consiglio d'amministrazione, che a volte sono nella cosiddetta maggioranza, a volte sono nella cosiddetta minoranza, lo hanno normalmente, c'è un'interlocuzione forte. È ipocrita negare che Rai 3 non abbia dei riferimenti nel PD, insomma, fa ridere, se lo dice qualunque italiano sembra che ti ride in faccia, sembra di essere vissuto sul mondo della luna fino a ieri, insomma, è una cosa che va assolutamente fuori dal mondo. Io mi ricordo che le componenti che abbiamo fatto, lo stesso Paolo Galimberti, che è il presidente della RAI, che per quanto è un presidente di garanzia, ha dei riferimenti in quel mondo, insomma, è follia non dire che non ci sia riferimento, ma anche qui poi bisogna compendiare le cose, insomma. Certo. Senta, Galimberti è stato protagonista in questi giorni di una forte critica al TG3, l'ha stupita? Mi ha stupito, in qualche modo sì, mi ha stupito per come uscita in termini di comunicazione, non mi ha stupito perché nelle nostre conversazioni in questi due anni, nei miei 26 mesi, Galimberti con me ce l'avevamo detta, a volte non è una novità, è la sua opinione, la rispetto, mi ha stupito la mediaticità della posizione, non mi ha stupito che lui l'abbia detto. Il contenuto. Senta, poi in realtà Galimberti, si capisce benissimo, è una sinistra moderata, non ha mai sopportato, diciamo chiaramente che la RAI tende... Guardi, il ruolo del Presidente RAI, soprattutto il Presidente di Garanzia, è un ruolo complesso, perché in realtà non si sa bene che cosa significhi il Presidente di Garanzia e che poteri abbia. Di poteri veri e propri ne ha pochi e punti. Credo che tu, i Presidenti RAI di questo ultimo scorcio, l'Annunziata, Petruccioli e poi Galimberti, giochino il ruolo soprattutto sulla loro personalità, sul loro passato più che sul loro presente, perché in quel momento il potere RAI del Presidente è piuttosto limitato. È un ruolo d'equilibrio che è difficile da realizzare, ma ha un suo peso, soprattutto nei momenti di
passaggio all'interno dell'azienda. Ma anche Brian Becchi ha più volte espresso le sue perplessità su Santoro, non è certo una novità, battibecchi pubblici ci sono stati, insomma, non è una... però sì, veramente sul TG3, come ha detto lei, non si era mai espresso in modo così. Che sta succedendo nella sinistra mediatica, diciamo così, Rai, televisiva? Perché questo iato, questa spaccatura, secondo lei? Per quanto abbia fatto il capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio D'Alema per 2 anni, non mi sento proprio un grande esperto di sinistra televisiva, però mi sembra che nei momenti in cui di tensione nel paese, questo è un momento di tensione sociale e politica, e anche la comunicazione è recente, per cui ci possono essere gli scontri anche forti all'interno di quello che il mondo viene genericamente definito di sinistra, insomma. Per quello che riguarda comunque la Rai specificatamente, l'uscita di Santoro ha creato in quel mondo, in quel riferimento del mondo di sinistra, sta creando delle conseguenze a cascata. Dove si va adesso lo vedremo. Però, insomma, il suo rapporto con l'Usigrai com'era? Pessimo, perché all'inizio è pessimo e anche immotivatamente pessimo dal mio punto di vista, perché quando sono arrivato con loro ho firmato un accordo, un contratto aziendale che era fermo da 5 anni, certo, ottenendo quindi un risultato che andava bene per tutti. Poi ci siamo immediatamente spaccati sulla politica, hanno preso delle posizioni politicamente molto apodittiche, non valutando bene quello che lei ha detto, quella che è stata la valutazione complessiva che stanno facendo tutti, che io cercavo di imporre a tutti nel senso, cioè, il mio concetto di servizio pubblico era: le trasmissioni vanno tutti in onda, ma tutti rispettano le stesse regole. E il problema dell'Usigrai è che evidentemente questo non andava bene, e ho trovato un atteggiamento fortemente apolitico nei miei confronti. Hanno fatto anche un referendum contro, sinceramente, però devo dire che forse ho fatto anche errore da parte mia, che io, dopo, essendo di brutto di carattere difficile, questo è notorio per chi mi conosce, dopo i primi comunicati di un certo tipo mi sono veramente seccato e mi sono rifiutato di incontrarli. Addirittura in modo così radicale? Senta, lo ammetto. Non mi piace la definizione che ha dato Lucia Annunziata di mafia, eccetera. Al di là della definizione, delle considerazioni estetico-linguistiche, quando ha letto queste dichiarazioni di un ex presidente della RAI contro una rete RAI, veniamo al nocciolo politico. Qual era questa? L'Annunziata ha detto RAI 3, ci sono anche lì delle camarille, ci sono del lobby della sinistra, eccetera. Al di là della parola mafia, che ovviamente lei ha... Andiamo alla sostanza politica. Beh, sai, RAI 3, la sostanza politica va vista anche questa, va inserita in un'ottica. RAI 3 è nata nel 1980 e da 1980 in poi si è comportata come un fortino molto coeso, devo dire anche molto competente da un punto di vista professionale, ma del tutto orientato in un certo, ma soltanto in un certo modo, molto autoreferenziale. Ricordo che nel periodo in cui ero direttore generale, Lucia Annunziata aveva dei grandi problemi di rapporto con Ruffini, aveva dei rapporti di Ruffini che molto seri e forti, anche se alla fine poi Ruffini propose come direttore di rete il programma Potere, che sinceramente è un programma che a me ha destato molte perplessità. No, ma certo, su questo lei l'ha anche detto. Beh, il programma aveva una sua lettura politica. No, ma soprattutto sa che c'è? Che è una cosa che su questo era il vero motivo per cui poi ci furono degli scontri molto forti con Ruffini, e io ne proposi l'allontanamento, poi che fu sostituito da Libella, poi c'è stata la questione politica, la questione, scusi, giudiziaria, fu reintegrato dopo 6 mesi, e poi adesso è di nuovo tornato Libella quando io sono uscito. Il tema è che con Ruffini mi proponeva delle cosiddette schede programma, cioè un programma di un certo tipo, io lo portavo in consiglio d'amministrazione e veniva approvato. No, e poi veniva proprio un programma completamente diverso. Potere è un programma che è andato in onda in maniera totalmente e completamente diversa. Questo lo dico a querela a prova di querela, è completamente diverso da quello che mi hanno fatto portare in consiglio d'amministrazione. Era un programma che doveva essere di alto approfondimento politico, che parlava di storia, addirittura delle grandi linee, dello sviluppo socio-economico del potere italiano nell'ultimo cinquantennio. È stato un programma solo e esclusivamente orientato politicamente in un certo modo.